Nonostante dal 2014 la legge consenta di ricorrere alla fecondazione eterologa, nel nostro paese le coppie sono ancora costrette a spostarsi dall'Italia a causa della scarsità di donatrici di ovociti e per le procedure complicate di importazione dall'estero. Molte donne italiane si rivolgono a IVI, Istituto Valenziano di Infertilità, per ricorrere alla fecondazione eterologa. In realtà noi non abbiamo visto una diminuzione di coppie italiane nelle nostre cliniche spagnole e questo è perché in Italia adesso è tutto legale, però ci sono due problemi. Uno, che l'esperienza è di 3 anni, perché era tutto divietato fino al settembre 2014, comunque l'esperienza ancora non è sufficiente se si paragona con la nostra. E la seconda è che, per esempio, per la ovodonazione bisogna di avere donatrice. In Italia è legale essere donatrice, però no, la compensazione economica non c'è e questo fa una grande differenza. Il tasso di successo dei trattamenti è pari al 90%. 9 coppie su 10 che si sono rivolte all'Istituto Valenziano di Infertilità hanno realizzato il loro sogno di diventare genitori. Un risultato ottenuto grazie ai progressi nel campo della fecondazione assistita. Oggi abbiamo anche nel campo dell'omologa, raggiungiamo delle probabilità di gravidanza molto alte grazie alla diagnosi preimpianto che permette di capire quali embrioni sono cromosomicamente sani prima di trasferirli in utero, cioè come fare un'amniocentesi concettualmente che però noi facciamo a monte sugli embrioni. Quindi questo permette di evitare transfer inutili dal punto di vista della probabilità di gravidanza o peggio che possano dare luogo all'impianto di embrioni non cromosomicamente sani e che pertanto poi diano luogo a un aborto nel primo trimestre o alla nascita di un bambino con problemi cromosomici. Quindi nel momento in cui trasferiamo un embrione sano e anche buono morfologicamente, che sia arrivato allo stadio di blastocisti, ecco che allora lì le probabilità di gravidanza sono molto alte anche nel campo quindi della fecondazione omologa.